Mercoledì 20 novembre, Hotel Garden, un bellissimo incontro organizzato dalla Fideura Private Bank per un titolo importante, che poi saranno vari relatori a darne una traduzione, una spiegazione: finanza, realtà o illusione? Un bel punto interrogativo e il sottotitolo: farmaco di educazione finanziaria. Allora, sono con il professor Ruggero Bertelli, professore di economia dell'intermediario finanziario presso l'Università degli Studi di Siena. Allora, questo è un titolo che dice tante cose, però andrebbe un po' tradotto. Beh, dunque, è chiaro che la finanza in qualche modo inquieta, incuriosisce, proprio come la magia. Allora, il tema è che spesso noi pensiamo che la finanza sia qualcosa di diverso dalla nostra vita. In realtà finanza e vita sono la stessa cosa, o hanno molte cose in comune, perché quello che è il nostro futuro, il nostro benessere, il benessere dei nostri figli, inevitabilmente passa per le scelte finanziarie. Ecco quindi che il tema della finanza è un tema molto reale. Noi abbiamo voluto giocare con l'illusionismo proprio per dimostrare quanto sia importante la finanza per la nostra vita. Ecco, e come cosa sarà il suo intervento? Cioè, che tipo di spiegazione, che tipo di lezione farà? Ah, non è una lezione, è uno spettacolo, anzi, per l'esattezza un formacolo, cioè uno spettacolo di formazione. L'idea è quella di stimolare i partecipanti a riflettere sulle scelte finanziarie e a cercare di assumere quelli che sono dei comportamenti corretti. Questo passa anche attraverso la consapevolezza dei nostri limiti e cercare quindi di superarli anche attraverso un aiuto del consulente finanziario, perché questo è un altro elemento chiave del nostro incontro. Non siamo qui per caso con una banca di consulenza finanziaria. Ecco quindi che il tema è uno spettacolo, e quindi vedrete sul palco alternarci e passarci continuamente la palla, perché noi quello che vogliamo fare è creare delle emozioni utili quando poi si fanno scelte finanziarie. Grazie professore. Ora sentiamo l'altro attore, Gianvito Traquiglio, marketing consulente di comunicazione mentalista, che chiaramente, allora, lei probabilmente siete in due sul palco. Siamo in due sul palco, l'idea è proprio quella di interagire insieme, perché quando il professor Bertelli spiega delle determinate tematiche che sono legate agli atteggiamenti, legati alle scelte che fanno i risparmiatori quando devono fare degli investimenti, ci stanno le cosiddette trappole mentali. E chi spiega meglio di chiunque altro le trappole mentali se non un illusionista, che lavora tutto sul principio del pensiero laterale magico, il think lateral, pensare sempre in maniera diversa. E attraverso il gioco, il prestigio, ma soprattutto il coinvolgimento del pubblico nel gioco, ecco che tutto quello che è passato come informazione dal professore viene vissuto in maniera attiva sul palcoscenico e il messaggio si sedimenta in maniera molto più efficace e anche più divertente, emotivamente, quindi emoziona. Per cui significa giocare e dare poi delle informazioni di grande interesse e di grande attenzione. Assolutamente sì, perché oggi il principio base è che dobbiamo, guardi, George Bernard Shaw diceva: le persone non smettono di giocare perché invecchiano, ma invecchiano perché smettono di giocare. E in questo invecchiamento, dove smettiamo di giocare, non è che non si può giocare con i nostri soldi, questo è poco ma sicuro, perché i risparmi sono una cosa importante, però non bisogna farsi trascinare da quelle trappole mentali che ci impediscono di fare le scelte giuste. Bisogna fare scelte corrette pensando con il cervello. E allora, se pensiamo con il cervello e non ragioniamo con la pancia, allora la direzione è quella giusta. Benissimo, questo incontro qui all'Hotel Garden di Siena, Fideuram, con questo spettacolo, per cui formacolo. Tra formazione e spettacolo, ci teniamo molto. Sarà importante seguirlo, perché sarà interessantissimo. Grazie. Sarà importante ed efficace. Allora, buon spettacolo. Grazie altrettanto a lei. L'Hotel Garden, un bel evento organizzato dalla banca Fideura, Private Bank, e siamo insieme al dottor Alessandro Giorgi, che è il Regional Manager. Allora, a questo punto il titolo di questo evento è Finanza, realtà o illusione? Molto divertente, anche perché parlare di realtà o illusione e parlare poi di denaro mi sembra sia un accostamento difficilissimo. Allora, grande Alessandro, raccontaci un po' come è venuta questa idea e cosa accadrà oggi pomeriggio qua all'interno dell'Hotel Garden di Siena.
dal tuo sorriso non mi hai tranquillizzato molto a parlare di finanza, realtà o illusione. È una cosa sicuramente coraggiosa e vogliamo toccare degli argomenti estremamente delicati con un'organizzazione di un formacolo, no? Come hai visto, l'abbiamo chiamato fra una forma e uno spettacolo. Questo formacolo vuol cercare di trasmettere dei concetti estremamente importanti, delicati e utili, molto utili, però con un format di spettacolo, insieme ad un illusionista, insieme a me e soprattutto insieme al professor Ruggero Bertelli, professore di economia. Per cui veramente l'università, la scienza, lo spettacolo e te il padrone di casa. Eh sì, io il padrone di casa, ma soprattutto io rappresento un gruppo di consulenti che ha un'esperienza pluriennale, come ben sai perché l'anno scorso sei stato invitato, Fideuram ha compiuto i suoi primi 50 anni, i nostri consulenti hanno un'esperienza pluriennale, ma fortunatamente i nostri consulenti parlano con i clienti un linguaggio chiaro, ossia nessuno di noi si vende come, passatemi il termine, scienziato della finanza. I rendimenti nel mercato li fa appunto il mercato. Noi possiamo solamente tutelare, possiamo aiutare, possiamo tradurre un linguaggio magari più complesso ai più, e il nostro lavoro è quello di una consulenza fiscale, patrimoniale e finanziaria. Ecco, che cosa è cambiato da quando i denari venivano tenuti sotto il materasso, sotto il mattone, a oggi? È cambiato molto, Franco, perché come hai visto nel mio intervento iniziale, il mondo sta cambiando a una velocità vertiginosa. Ho fatto vedere Singapore com'era nel 2000 e a distanza di 19 anni è una realtà irriconoscibile. Fotografata dallo stesso fotografo, dalla stessa prospettiva, si vedevano degli spazi esagerati di verde, quando oggi il verde non lo trovi neppure in un vaso. Il problema qual è che i prossimi 50 anni viene previsto una velocità di cambiamento superiore ai 500 anni passati, quindi noi stessi dobbiamo essere pronti ad essere sempre e comunque sulla breccia e poter aiutare e supportare i nostri clienti e i potenziali futuri nel migliore dei modi. Per cui praticamente il promotore finanziario sta diventando una persona di riferimento, dove è un po' una guida, se vogliamo. Bravo, hai scelto una guida e uno psicologo, in quanto non conoscendo abbiamo paura e non sempre siamo giustificati ad aver paura, perché le paure si hanno di regola su ciò che non conosciamo. Pertanto noi cerchiamo di diffondere un percorso educazionale di cultura finanziaria per far sì che un mix fantastico creato da una banca di investimenti così solida come Banca Fideuram. Banca Fideuram, apro un piccolo inciso, è la prima banca del segmento private in Italia e una delle prime 5 in Europa. Un consulente con esperienza pluriennale e anche un'elevazione di cultura finanziaria del cliente. Tutte queste cose messe insieme fanno sì che uno, se ha paura, ha ragione di averla, ma non ha ragione di avere paura quando non ce n'è bisogno. Che possiamo dire? Togliete i soldi da sotto il materasso e affidatevi. Sì, oggi come oggi credo che tenerli sotto il materasso, per ciò che leggiamo quotidianamente sui giornali, sia un rischio, forse molto di più dei mercati azionari. Bene, allora Alessandro, ci auguriamo tutti che sarà una bellissima serata, una sala piena con tantissime persone. 160 ho visto. Per cui significa sono tutti vostri clienti o futuri o potenziali clienti, per cui significa un buon lavoro e un bel proseguimento per la vostra azienda. Grazie Franco, grazie a tutti i telespettatori e vi aspettiamo presto nei prossimi incontri.